Ok, allora Bressan di nuovo qua a Roma, mi dice che c'ha delle dichiarazioni da fare. Sì. No, diciamo anzitutto, ma parliamo di vino, non facciamo polemiche su quello che è stato. Io su quello che è stato il Super White, ma magari lo toccheremo dopo. Io volevo chiederti, visto che è un argomento di moda, che cosa è per te il vino naturale? Visto che nei tuoi vini, che te non fai parte di nessuna associazione, io ti trovo molto di ciò che è naturale. Ma Andrea, il discorso del vino naturale, io penso è come l'acqua del fiume, non va, l'acqua pulita del fiume non si cerca la foce, si cerca la sorgente. La sorgente del vino è l'uva, è la vigna. Lì incomincia la storia, l'impianto di una vigna. Incominciamo a parlare di vino naturale rispettando la terra. Io rispettando la terra capisco che la vita rispetta me e può darmi quello che io mi aspetto, non sempre, perché può venire l'anno della grandinata e nonostante la terra voglia darmi qualcosa, non può darmela. Vino naturale per me è non usare i diserbi che si mangiano le viti, non usare sistemici in vigna che poi arrivano nei grappoli, che poi arrivano nel vino, indiscutibilmente. E queste cose, secondo me, è proprio una questione di rispetto verso colui che berrà il tuo vino. Ma visto che io il vino, per me, è come un quadro, e l'autore di quel quadro sono io, il primo fruitore di quel vino sono io. Perciò piaccia o non piaccia, io lo faccio con i colori che io meglio decido. E questi colori devono essere dei colori puliti, dei colori della natura, i colori senza additivi. Un po' il discorso di non usare lieviti. Il lievito è la mortificazione del vino. Tutti parlano di questi lieviti selezionati. È una fecondazione artificiale. È come se io volessi un figlio da mia moglie e farei accoppiare mia moglie con un altro uomo perché secondo me ha delle caratteristiche diverse da quelle che sono le mie. Quel bambino non sarà mio figlio, così il vino dove viene usato il lievito, in quei vini non si può parlare di terroir perché sicuramente non è figlio di quella terra, non è figlio naturale di quel luogo. Vino naturale, poi possiamo discutere sull'uso o meno della solforosa. Noi usiamo circa 2 grammi. Il mio sogno un giorno è di farlo senza, anche se qualcuno dice che non si può proprio esimersi dall'uso dello zolfo. Magari con il tempo e con la dedizione, io rispetto molto chi continua a portare avanti questa bandiera e a crederci in queste cose, anche magari sbattendoci il muso tante volte, anche duramente. Io i 2 grammi di metabisolfito li devo usare nei miei vini, no, non sono arrivato, non ho ancora maturato quella cultura che mi può proprio esonerare dal fatto di usarli. Ma ci sono molto vicino. Per me il vino è anche una questione di sogno. E io spero che un giorno quel sogno diventi anche una realtà. Questo E di questa diatriba che c'è tra tutte queste associazioni, appunto, te fai un vino naturale, secondo me, ma non ne fai parte. Tutte queste associazioni non rischiano di creare un po' di confusione. confusione? Sono pienamente d'accordo. Io ho un grosso timore che certe associazioni appunto dei vini naturali siano solo associazioni che servono a produrre degli utili più che promuovere il vino in se stesso. In questi periodi di crisi, quando la gente fa più attenzione a ciò che mette dentro di sé piuttosto a ciò che mette fuori di sé, ho visto tanta gente saltare su questo carro dei vini naturali, dei produttori che non ci dovrebbero essere. Quanti ce ne stanno secondo te? Un massimo di produttori è l'1,5% della produzione, io parlo per il Friuli, produttori che siano naturali circa l'1% dei produttori esistenti, non ce n'è mai di più, anzi forse in meno, sarà 0,7-0,8. Produttore significa coerenza con se stesso, coerenza con quello che si dice, cioè
io ho un brutto carattere perché dico quello che penso e faccio quello che dico. Sicuramente sono dei termini non di moda. Ecco perché cavalcare una moda, secondo me, ha creato queste associazioni. Queste associazioni stanno creando, come hai detto te giustamente, una grossa confusione, soprattutto nell'utente che non capisce. Però dall'altro lato mi insegni che commercialmente si pesca meglio nel torbido, ecco che forse può essere un intento per confondere quelle poche chiare cose chiare che esistono ancora sul vino, per intorbidire anche quella. Cerchiamo di capire che un vino ha i suoi tempi, ha le sue gestioni, ha i suoi limiti, ha le sue lunghezze, ha le sue soddisfazioni. Questo è il tempo naturale, è un po' come la nostra vita, evolve dando grosse soddisfazioni e talvolta anche amare delusioni. Come sempre io sono solito dire, bisogna con il vino accontentarsi di trovare qualche rosa tra le spine. Questo è quello che penso. Non ci credo, secondo me tutte le associazioni dovrebbero farne una, senza andare a creare tutte queste divisioni che vanno soltanto a inficiare il lavoro delle persone che, come me, credono nella filosofia ancora del vino naturale e del vino figlio della terra e non figlio della chimica. Perché te non ci fai parte? Perché schierarmi, vedi, creare il vino è un grosso lavoro, è un grossissimo impegno, è qualcosa che ti assorbe quotidianamente. E sono sicuro che ci farei delle grossissime discussioni, delle grossissime baruffe, perché mi sembra che qui si stanno scornando per decidere qual è il sesso di un angelo. E dichiarare qual è il sesso degli angeli mi sembra che sia una cosa, oltre che impossibile, anche stupida da fare, perché senza senso. Può essere solo un motivo, quella esclusivamente monetaria. Ecco la divisione. C'è della gente che da certe manifestazioni dedicate ai vini naturali ne ricava profitti molto alti, anche professandosi naturalista e usando queste manifestazioni per lanciare dei vini più o meno cattivi, questo, o difettati. Bisogna ricordarsi una cosa nei vini naturali: non, la gente non deve mai pensare che un vino naturale è un vino difettato. Un vino prima di tutto è buono, poi è anche naturale, ricordiamocelo, ok? La base è soprattutto anche che non abbia difetti. Cioè, non accettate le cose, i vini che vengono detti non è a posto, c'è questo difetto perché è naturale. Non è vero. Il fatto di essere naturale non è una condizione per cui il vino deve avere dei difetti. Tante volte invece questi difetti vengono nascosti col fatto della naturalezza. Ecco che qui un fattore di ulteriore confusione, che proprio queste associazioni talvolta cercano di far capire che il vino buono è quello difettato. No, non è neanche questa la favola. Ecco che allora il raccontare favole alla gente non sta nella mia etica e io non ho la minima intenzione di raccontare storie o favole alla gente, tanto più che non riuscirei più a guardarmi allo specchio la mattina quando vado in bagno. Questo sarebbe, secondo me, forse un bene, ma deleterio per quando mi faccio la barba, quelle rare volte. Tutto qua.